Ciao Pablo, Ciao. 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 È la nostra prima intervista di due domande del festival, la nostra prima volta, quindi grazie per essere con noi grazie per la nostra prima volta. E a proposito di prime volte ti chiedo qual è stata la tua, naturalmente nel tuo mestiere e nel ruolo del raccontare storie. La mia prima volta, io ero un neolaureato, mi ero appena laureato in lingue e letterature africane. Ero rientrato in Italia da Londra e avevo cominciato a collaborare con una redazione online, un giornale online, facevo traduzioni. E un giorno, pausa pranzo, i miei colleghi erano usciti, io ero lì, ero rimasto ancora lì a lavorare in ufficio, arriva il caporedattore e mi dice: ma tu sai scrivere? E io dico sì, che non era vero. E allora mi dice: toh, guarda, ti do questa agenzia, scrivi un pezzo. Ed era su una marcia per la pace in Argentina, me lo ricorderò sempre. La prima volta, tensione non si scorda. A mille, però la prima volta è stata quella. È stata quella. E da lì la marcia della pace. La marcia della pace e la marcia anche della mia carriera. Il festival, e quest'anno lo capirete, stravolge un po' le cose. Questa sera non sarai tu ad intervistare, ma sarà qualcun altro ad intervistarti. E questo qualcun altro sarà una suora. Ti era mai capitato? Mai nella vita, mai nella vita. Sono molto curioso, anche perché l'ho appena conosciuta. Mi sembra una persona molto simpatica, molto, molto dolce, molto garbata. Insomma, sono contento di interagirci assolutamente. Qual è il tuo rapporto con la religione, Pablo? Io sono cresciuto in una famiglia di atei, però credo nell'esistenza di un essere superiore o che sta magari anche in mezzo a noi, non necessariamente superiore. Però non ho avuto un'educazione né cristiana né musulmana né di nessun tipo. Mi limito a credere che ci sia qualcosa che ci ha creati, che siamo qui per qualche motivo, e mi piace crederlo e mi piace pensarlo, e credo che ce ne sia anche l'evidenza sotto un certo punto di vista. Però non ho un'educazione religiosa sotto quel punto di vista. Il nostro tempo per le due domande, sono state due, è terminato. Come avrete capito, i nostri ospiti vengono qui in questo salottino. Nei prossimi giorni troverete me, ma tante altre persone, tanti altri organizzatori e tanti altri nostri ospiti che potrete vedere nel palco più bello d'Italia, quello di Piazza Grande. Stupendo. Com'è il palco, Pablo? No, meraviglioso, fa impressione. Fa veramente impressione, sono felicissimo, anche perché sono venuto qui da studente. Hai studiato qui? Per qualche mese, e poi sono passato da Piazza Maggiore e sono rimasto così. Folgorato. Folgorato. Grazie Pablo. Grazie a voi. A presto. Ciao.